Sabato, nuovi sviluppi nelle indagini su Mafia Capitale. La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato un patrimonio del valore di 100 milioni di euro riconducibile ad uno degli arrestati, l'imprenditore Cristiano Guarnera, considerato padre integrante della cupola capeggiata da Carminati. Il provvedimento riguarda quote societarie, immobili e terreni. Dall'Istat dati in chiaroscuro per l'industria italiana, il fatturato a ottobre torna in positivo su base mensile, più 0,4%, negativo invece il confronto annuo con un meno 0,7%, in lieve rialzo rispetto al settembre scorso anche gli ordinativi con un più 0,1%. Ultime limature al maxiemendamento alla legge di stabilità sul quale il governo porrà oggi in Senato la questione di fiducia. Tra le modifiche recepite dopo l'esame in commissione bilancio, il blocco per il 2015 dell'aumento della TASI. Svolta nel caso dei due Marò, per la prima volta il governo indiano studia una proposta italiana per la soluzione consensuale del caso di La Torre Girone. Pochi giorni fa la Farnesina aveva richiamato l'ambasciatore in India per consultazioni, dopo il rifiuto della Corte Suprema di esaminare le richieste dei fucilieri. Sulle prime pagine di tutti i giornali il cordoglio e i ricordi della lunga e fortunata carriera di Virnalisi, morta ieri a Roma a 78 anni. Diva tanto amata quanto riservata nella sua vita privata. Domani mattina i funerali nella chiesa di San Roberto Bellarmino. Dopo la svolta storica, nuove prove di disgelo fra Stati Uniti e Cuba. La Casa Bianca ipotizza un possibile viaggio di Obama a L'Avana e non esclude anche una visita del presidente Castro, soddisfatto il Papa, mediatore dell'intesa tra i due paesi. Ancora da chiarire la dinamica della strage di Keynes in Australia, dove 8 bambini tra i 18 mesi e i 15 anni sono stati uccisi a coltellate. La polizia ha interrogato la donna di 34 anni trovata ferita con loro. Sarebbe la madre di almeno 7 delle vittime. La donna non è in stato di fermo, ma su di lei ci sarebbero dei sospetti.